ascoltami. Tu vai dal pilastrone. Ci sei dal pilastrone? No, sono in caricamento. Schifosi lurridi bastardi. Madonna, vederti con quel nome ogni volta che entri mi viene mal di cazzo. Ma a me mi viene il mal di culo Comunque ogni volta che stasera sento la tua metterò a voce. riposo la play per scaricarmi GTA, amica. Più o Bene. meno. Minchia, Se lo stamattina mi sono scarichi, divertito. vedo un po' se Stamattina riesco a mi sono scaricarlo anch'io. divertito a bombardare la gente col sommergibile. Stavo usando il sommergibile e ho detto, minchia, sto diventando uno stronzo testa di cazzo figlio di puttana. Dimmi quando ci Sono sei, da Matti. Ok, cristallo, sì. Fatto Fermi scoppiare quadrato e un'insorgenza. devi andare su impostazioni mondo. Poi devi premere quadrato per nuova campagna casuale e dovresti avercelo a destra. Ah, sì. Io non so che Ah, video hai sì. beccato te, però c'è. Che cosa siete voi come classe, se realmente? Io sono quello al picchiaduro. Picchiaduro? Quello di cura, quello col cappello, lì come cazzo si chiama? Ovvio, figurarsi se prendeva il cacciatore. Oh, forse. No, sai No, che tu non hai mi preso il cacciatore, ricordo. Matti. Cacciatore ho Io preso, ero sì. quello da cura. Però io usavo l'abilità che mettevo la pozza per terra di L'hai cura, mi sa che trovata non. dopo No. però, perché l'abbiamo Ah, trovata magari l'hai insieme, si trovata trova in giro, suonata, ma Matti, magari eh. l'hai Allora, trovata io ho preso il suonata. personaggio. Io mi ricordo che ho preso il personaggio, quello che c'aveva il cappello da reverendo. Quindi mi sa che non Hai il cappello avevo. da reverendo o il. Ha Ha il il cappello, cappello di non non aver ha preso il cappuccio. Il cappello cacciatore, da cowboy. te. Il Era in cappello da cappuccia? cowboy, sì. Allora no, Era era quello che quello. cura. È quello che cura. Allora sì, ho preso lui. Sì. Perché il cacciatore è quello incappucciato con la maschera. Sì, no, io avevo preso quello col cappello, mi ricordo. Vabbè, Allora, quindi Mattia, vediamo l'hai la prima trovato. storia. Vogliamo farlo da te o da me? Sì, facciamola da me. Ah, devo scegliere la difficoltà. Ah, minchia, qua si può scegliere la difficoltà. Prima non era così. Boh, metto normale, mia, Ma vaffanculo. fai sul normale, tanto che cazzo cambia. Sarà la difficoltà di questo qua. Allora, vediamo se riesco a fare un full team. Mi sa che prima ti devo invitare però, Invitami nella tua sono in zona. caricamento appena ho scelto la modalità. No, vabbè, ti invito appena entro. Vabbè, ma non dovevi sceglierla subito, Belì. Mi stai facendo arrabbiare. Vaffanculo, sti qua mi sono passati davanti. Cioè, sì, una vera squadra. Che meno male. Non chiamavo male. Lasciamo rimpare. Io bestia. Che bello essere solitario in questo gioco. E si pigliano anche delle skin bianche, ma che mi Allora, servono le skin bianche, porca puttana. minchia, tutti i marci ci sono. Sono appena massacrati a vicenda, non ho capito, entrare, Ma ti è uccidere. partito un filmato, Matti, qualcosa? Sì, mi era partito un qualcosa, ma sono uscito. Ora sto rientrando. Tanto posso rifarla. Fai nuova partita casuale, la fai. Madonna, che non mi ricordo un cazzo di questo gioco, di buono. Remnant. Cosa c'è? Sono entrato così a caso, mi. Guarda, ti invito. Ok,
No, sai il vecchio di merda che è tutto il gioco per trovarlo? Mi ha spuntato a caso dalla pietra. Allora ti invito. Come cazzo si fa adesso invitare? Non mi ricordo mica. Allora. Ah no, ti dovevo invitare già dal cristallo, giusto? Aspetta, sto guardando. Forse dal cristallo, non mi ricordo. Minchia, che è vero che era una menata fare questa merda qui. Oh, si stanno massacrando. No, dal cristallo non riesce, non si riesce. Ah, forse dovevamo toccare tutte e due il cristallo. Non mi ricordo che cazzo era la cosa. No, la cosa del cristallo era soltanto quando. Come si dice? Se per uno start quando uno di... non è arrivato. Perché a me non dà opzioni. Cioè, se vado sul sistema mi dice torna al menu principale e basta. Forse dobbiamo farlo da qualche altra parte, non lo so. Boh, provo ad andare al menu principale, magari dobbiamo evitare già da lì. Non ricordo. Ah no, mi sa che ah, io andavo a giocare, poi c'è scritto unisciti a partita, ad esempio. Tipo io entro. Ah, unisciti a partita, eccola qua. Run. Allora, partite degli amici. Madonna che eccolo qua. Godo, World 13. Come sto godo, arrivando. Come godo. Io cane godo. Ce n'è un altro porco di. Allora, dove cazzo ha finito Fordo? Non c'è più. Ti piacciono i bambini? Mamma mia. Ah, puttana troia, la bagascia, la puttana, alzati! Curati, figlio di puttana. No, eccoci qui. Sì. Cerca il word rhyme. Molto probabilmente non farà partire un cazzo perché l'hai già fatto. Madonna come godo, mi sono appena fatto geodetermico. mamma mia, sono una cazzo di leggenda. Rottura di coglioni sei. Appena fatto. C'è anche un vinile. L'hanno preso loro il vinile, bene. Andiamo a vedere che vinile hanno preso. Allora qui c'è un deficiente che è morto. Qui ci sono questi due deficienti. Qui col Grace Gun che non c'è più un cazzo. UM21 mappa del tesoro. Si dice che sia la speranza a renderci umani. Domani andrà meglio, si dice. Giorno dopo giorno. E poi si muore. Ma perché i sottotitoli non sono uguali? L'umano che i Root stavano usando per invadere la Terra. Quando ho lasciato quella dannata torre, pensavo che la guerra fosse finita. La domanda è giusta. Ma no, all'inizio sbagliano qualcosa. Hanno mai ricevuto notizie. Dunque mi dirigo verso il World Prime. Tutto è cominciato. Vinile. La speranza di rintracciare l'ultimo ponte tra i Root. Tu guarda sti brutti figli di puttana. Sicuramente ti prendono il vinile e poi Belin non te lo ripeto. Ma stai un po' zitto. No,
Che sto cercando di sentire della roba. Credo che ci siamo quasi. Stando a ciò che ha detto Ford, il World Prime dovrebbe essere poco più avanti. Non immagino come qualcuno possa essere stato in grado di vivere qua fuori. Potrebbe arrivare un root in qualsiasi momento, ma sarebbe impossibile notarci. Ah, è vero, guarda. Te l'ho detto. Muri di cemento e torri arrugginite sono 100 volte meglio. Ah, è scattata dalla torre di guardia. Minchia, dove sei succedendo? Ma qui non puoi fare altro che partire e stare via dal ward anche per settimane. A combattere i ramagli, Dio solo sa che altro. È stato un piacere averti qui. È un onore essere al servizio del ward e tutto il resto, ma non potrei mai vivere in quel modo per troppo tempo. Come ci riuscite? Vallo a dire a tutti quei compagni che sono morti combattendo i Root prima che arrivassi tu. Nonostante ciò, è difficile. Lo vedi la scelta che faccio? No, non vedo la scelta che fai. Ah, allora poi te lo dico. Sai, ho un sentimento per quanto riguarda questa missione. Ah raga, ora che vi state pensando di scaricare GTA, il milione gratis al mese, questo qui è l'ultimo mese che lo potete riscuotere, poi da ora in poi ci sarà da riscuoterlo dal PS Store, più piccolo. Che secondo me è meglio perché è più immediato. Dovrebbe essere proprio lassù fra quelle montagne. Molto probabilmente sarà molto più immediato. Ma tutti gli altri cosi, tanto non me ne cioè, nel senso, non me ne frega un cazzo. Che tanto una volta al mese. Vabbè, un milione è un bel po' di soldi. Beh, ma io se non sbaglio c'ho ancora un po' più di 5 milioni grazie a quei tutti che facevo con le macchine. Madonna. Anzi, dovrei avere ancora delle macchine ancora da vendere. Io 5 milioni me li sudavo. Io me li posso dare. Ah, sì, appena teletrasportato. Io, Michele, io prima che te giocassi mi sono sudato un sacco GTA. Avrei fatto 2 milioni di solo nell'ultimo periodo. No, solo nell'ultimo periodo. No. Io in GTA. Sì, è il primo trucchetto che ho fatto. No, anche il secondo, perché il primo era un trucchetto, ma ci avrò fatto 2 milioni. Che figli di puttana okay, che hanno preso. Cominciamo ad andare. Bastardi brutti froci. Primo mostro. Vabbè, non c'era niente per questo. Niente rifornimento aereo per Mr. Bella però sta mi ricorda zona. Il gioco che avevamo preso lì. Ant Showdown. Sì, sembra molto Ant Showdown. Ma mi ricorda anche un po' Diablo. Cosa? Questo gioco qui, Dio buono. Ah, Revenant. DLC. Ah, Cristo! Aspetta, ma la torre è qua? O sbaglio? Aspetta. Se la torre è qua... Lì c'è l'albero mozzato, il tesoro è qui. Ah, giusto che se lo prendi te, lo prendo anch'io. La cosa migliore di sto gioco. Ma Cristo. Eccolo qua, ho trovato il tesoro. Vai. Allora. Esploriamo tutto, esploriamo. Sì. Voglio vedere che macchine hanno messo ora su GTA. Che un po' di macchine dovrebbero averle messe da quando. Minchia se ne hanno messe. Sì, bella. Chi cazzo? Ah, ti mostri noi. Questo è... Ah no, questo qua è vecchio. Qua il cecchino, bastardo. Quello che spara, no. Ah no, ma sono tutti uguali, sono. Arca puttana, cos'è? No, cristallo... Preso un cristallo di luminite. Preso quello che potevo prendere. Che si cambia? Oh.
Cosa c'è? Come resisti? Che cazzo è? Sì, sono un po' resistenti, hanno un po' di corazza. Che cazzo è sto coso? Figa, io la prima volta che ho incontrato quello lì con la spada mi sono andato in panico. Con le due spade che pare colpi. Ah, ok. Mi ho detto, porco, che cazzo è? Stavo per morire, poi quando ho capito che... Io mi ricordo che cazzo di abilità c'ho, cioè so che c'è un'abilità da critico, poi l'altra invece che lancia delle cose avvelenate, ma non mi ricordo che cazzo. Da critico che si aumenta le probabilità del critico. Sì, io c'ho una build che fa più faccio critico e più faccio danno. Io non no, me lo ricordo no, che cazzo di build. No, cioè era tipo qualcosa di un po' strano. No, dai! Aspetta che la casa io non l'ho visitata da tutto. Sulla percentuale di possibilità di critico e di danno critico. Sì, no, che tipo ti aumentava, tipo ti toglieva la cosa se tu colpivi nei punti deboli, però ti aumentava il critico, le probabilità di fare un colpo critico e il danno del colpo critico. Anzi, io c'ho 5 punti abilità da mettere, aspetta un attimo. Oh. 130 kg. Allora, ci sono due strade. Una che va a sinistra e un'altra che va a destra. E guarda, io intanto esploro, non è che sto fermo lì. Ancora. Salute ferita. La salute ferita più 5%, in che senso? Cioè se c'è la ferita, c'ho più... Salute... magari ti aumenta la salute quando sei in ferimento, cioè... Visto che sei in, perdi sangue. Ecco, stavo facendo velocità di ricarica, vai. Io. Ok. Vai, ho trovato anche un M21. Un altro prosegue giù per di qua. Non lo so. Dove andiamo? Vai, uguale. Andiamo di qua. Ah, qua non si apre, ok. Madonna. L'evento quando ci dovrebbe essere? Martedì, di qua, con le notte. Il 16. Martedì. Catalo di munizioni. Inter allora. Normale mi sembra... Vabbè che è rimasto. Sembrano abbastanza certini per essere normali. Ma questi qua mi sembrano quelli della prima, poi della prima capisco, zona. Perché devi dire la... Oh, ma che cazzo fai? Vieni. Perché devi dire la difficoltà? Se non sbaglio, nel gioco normale non scegli la difficoltà. No, andavi così. No. Così andavi così, alla... andavi. Alla Souls. Alla Souls, non so perché adesso scelgo. Vai, non so cosa dirti. So soltanto che mi servono delle munizioni, sta merda di arma fa schifo per quanto riguarda munizioni. Ricordati che c'hai le cassette, di munizioni. Sì, però minchia, se posso trovarle uso quelle. Oh, che cazzo è? Prendimelo. Oh, oh, ho trovato Tom, Tom della conoscenza. Ah, ci dà il punto di caratteristica. Ah, il punto. Mettiamo. Io sto esplorando qua dietro perché... c'è una parte piccolina che non abbiamo fatto. Ok, mi sono potenziato quasi al massimo con la velocità di ricarica. Ma cazzo sono le spine? Oh. Cazzo pinghi. Vorrei capire come levare quel ping di merda. Non puoi levarlo, se ne toglie dopo un po'. Ah. No, lo stavo guardando come si cambiava la visuale. La destra e la sinistra. Sbagliato, cliccato R3. Mamma mia, one shot praticamente la testa questa. C'ho il danno critico, poi il danno aumentato se prendi punti deboli. No. Io non so neanche se rimettermi il mio pompa perché con quest'arma qua non è che faccio tanto danno. Oh, cazzo, ce n'era uno in casa e non si vedeva niente. Se qua continua ancora.
Martin, allora qua c'è un checkpoint da me. Ok. Lo prendo. Tanto se non arrivo io non penso che tu possa far qualcosa. Ah, è vero. Aspetta, tanto sto esplorando. Qua c'è un'altra, c'è una cosa viola, vediamo un po'. Un anello sarà. Dovrebbe essere un anello. Margine di terrore. È un amuleto. No, è un amuleto, sì, vediamo un po'. Io cosa c'ho? Aumenta la cadenza di tiro del 15% e la velocità di ricarica del... minchia, mi serve più tempo, però vediamo un po'. Gli attacchi mischia... niente, vabbè, non la leggo neanche perché intanto a me non mi frega un cazzo di attacchi mischia. Io avevo messo quelli lì dei potenziamenti. Che mi danno... Che spara più veloce... Per 20% in più di ricarica. Io invece ho... Aumenta l'esperienza ottenuta del 30%... E chi lo indossa ha una probabilità del 70% di raddoppiare la quantità di cristalli di illuminite ricevuti quando uccidono un nemico lieto. Questi ce qua li avevo messi per coso. Sì, ce l'ho io la cura. Buttane un po'. Ma scusa, ci attacchiamo a questo, che senso ha, Benì? Ma te? Benì. Oi. Ce l'hai presente Green Hornet? Sì. Mica mi sono fatto un personaggio simile a lui con la stessa. Aspetta macchina. Un attimo, Matti, prima di andare. Ci ho messo anche. Che modifico due verdi, cazzate. Che nemmeni non so neanche se andare. Ho 28 cassetti di munizioni. Vabbè, senti, io mi cambio le cose. Vaffanculo perché qua. Ma potrei togliermi. Matte. Questo. Ho superato di un passo la barricata e c'è tipo di sopravvivere, mi dice, no? Mi sono sentito dei razzi. Se mi aspettavi, santo Dio. Minchia, ma sono venuto, ero solo qua, mi ha fatto... ma si vedeva che era una zona da bosco. Quando ricevi salute... Raptor, fammi vedere, tira. Oddio, che male, Ah, scompaiono con... no, dai. Grazie a tutti per essere. Allora, se non sbaglio faccio più di più adesso. Quanti cazzo ce ne sono qua, Dio buono? Ma queste rosse non sono cure, perché non mi fa... Le cose rosse non sono cure, sono munizioni per l'arma secondaria. Per l'arma pesante. L1. L1. Dio, ci sono quelli che combattono corpo a corpo. Sbagliato, porco mondo. Madonna mia, che sbaglio arma. Oddio. Madonna che macello. Ma si qua non muoiono. Mi sa che laghi, Matti, perché non muoiono alcuni. Guarda sempre su questo supero.
ma Dio buono. Quanto cazzo si muovono sti merdosi? La cosa che io non riesco a capire è perché... Adesso siamo... Ok, c'è meglio del carnefice. Ma c'è altra gente? Allora, torniamo un attimo indietro e... Cazzo, è uno grosso questo. Mi sa che lei ha tirato te dall'altra zona. Ah, ma è di quelli là, sì, lo conosciamo, ma... È di quelli vecchi. Merda, mi uccido. Cristo Dio! Sono un coglione, pensavo di ucciderlo. È quello che pensavo, te... È una cosa che io odio. Allora, stai un attimo fermo che mi metto le cose. È della Pegasus. Allora, questo no, questo no. Questa qua. Minchia, aumenta il danno ai punti deboli di un ulteriore 50% per 10 secondi dopo aver ucciso un nemico. Le orde è buono, sto ciondolo. 136. Chi è che sta facendo il verso? Ah, sono restonate le amici. Il danno subito aumenta di... No. Ora me lo prendo nel culo, sì. Faccio vicino così che posso avvicinare una costa? Non so che arma tenermi, non so se tenermi questa qua del pompa, che mica, però è già a livello 15, quindi sarebbe quella perfetta. Boh. No, mi si è buggato in attesa di tutti i giocatori. Spero veramente che la prossima GTA puoi andare a visitare luoghi diversi. Beh, minchia, il prossimo GTA cambierà anche la mappa, Mikkel. Ma meno male. Me lo auguro, cazzo. Vabbè, anche te, no? Beh, che cazzo lo fanno di nuovo a Los Santos, Dio buono, eh? Allora, no, uno giocava al 5. No. Dio. Ma, in realtà, potrebbero fare un po' come hanno fatto le persone che riesco. Lo ingrandiscono ancora di più. È il rischio che magari facciano un po' di... Però... Vabbè, dai, sessione pubblica da solo, non vedere cosa c'è da fare. Un pochettino di saldo per quando arriva. Coprimi le spalle. Allora, (ride)
A parte che non so come controllare la roba nuova. Cioè gli amuleti, ok. Aumenta il danno ai punti deboli di un ulteriore 50% per 10 secondi dopo aver ucciso un nemico. Questa è buona, Matti, eh. Il cemento del Io adesso la carnefice. voglio adesso. Io quale ho messo? Aumenta il danno delle mod delle armi del 25%. Ah. Invece l'altra. Gli attacchi in mischia assorbono niente. Occhio dietro che c'è altra gente. Sarà la boss fight? Troia. O Ah no. ci condurrà un dungeon. Mi sa che là c'è un dungeon. Non si vede un Sì, cazzo. cazzo. Eh no, è veramente buio, non mi ricordavo che fosse Scala si così. può. Mega robo della Madonna, Matti, eh. Qua mi sa che o è un boss o è una zona molto grande. Non c'è nient'altro qua. Qui? Là davanti ci saranno. Metti una cura già che ti serva. Ma scusami, usane una. Ma Potevo usare un cuore quando c'è la verità. Tanto ti serve full la verità. Comunque Matti, ti dicevo, ce l'hai presente Green Hornet? A me? Sì. Ma tu hai già detto di sì! Me l'hai già detto che Non l'hai avevo fatta sentito. simile! Non avevo sentito la tua risposta. Te Ma mi l'avevo hai detto, pure però non avevo sentito. risposto! Te l'ho detto, però non ero sicuro che avessi sentito. Perché poi hai iniziato a parlare subito. Di un'altra cosa. Io ti ho anche Insomma. poi risposto, ho detto che ci sta. È lì. Il problema è che la maschera, quella che copre gli occhi, non, cioè c'è, però non ti puoi mettere il cappello. E quindi sono andato a vedere un po' come nei fumetti, e lui non ce l'ha la maschera, quella che copre gli occhi, ma ha la maschera che copre il naso e bocca, un po' come tipo uno scaldacollo. E nemmeno quelli vanno Ah, siamo bene con quel arrivati. cappello, tranne alcune maschere particolari che sono un po' più grosse, però giusto per nascondere l'identità. Non ho capito, hai cambiato personaggio in GTA, quindi. No, gli ho dato una. Oh, primo Ah, tempo quadrato. rimasto Ti dice i piani, poco Matti. prima di poter girare la ruota della fortuna. 19 minuti, madonna. Non mi ricordo, mi sa che c'avevo il personaggio pelato io. No, cioè avevi i capelli lunghi, come cazzo sei No, poi ne avevo pelato? l'ultimo periodo avevo fatto uno pelato, avevo cambiato, mi ero cambiato come personaggio, l'avevo modificato. L'avevo fatto tipo che sembrava Passerini da giovane. Che cazzo ho visto Ieri. passare? Matti? Quella è una bestia nuova. Porco mondo. No, sì, secondo, sinistra. Dai, intanto ci incontriamo. Non gli posso far niente, Matti. Bisognerà distruggere un qualcosa. Io ho una bagascia Sì, là ma non mi fuori. attacca neanche. Qua c'è un. Com'è che si fa il corpo a corpo? R2. Non Ah, penso che Matti, serva poi qualcosa. adesso c'ho anche. Te la ricordi la moto di Franklin?
La verde, praticamente c'è un costume di Green Hornet, cioè. Quindi è perfetta. Se non l'avevo fatto apposta. Io ora sono curioso di. Che c'è un sacco di macchine, voglio un po' vedere. Hanno messo il maggiolino, hanno messo il 500, hanno messo il go-kart. Manca un fusibile, Matti. Hanno messo delle... un'altra macchina sommergibile. Bisogna trovare un fusibile e metterlo lì. Un altro elicottero che non... Vabbè, ma quei veicoli speciali non me ne frega un cazzo, a me interessano solo le macchine. C'è quell'elicottero che devo ancora capire che cazzo fa. Vado un attimo a leggere le specifiche. Mi sa che è tipo un nuovo... Faccio qualcosa. Che cazzo è? Matti? Vieni qua. C'è sto coso strano. Io l'ho provato a toccare. Lo vedi anche tu? Sì, sì. Ok, non sono l'unico. Ci fai. Dobbiamo stare in quella dimensione lì. Vai, toccalo. Toccalo. Aspetta. Prendere porte, cazzo. Posso metterci una chiave? Si aprirà in qualche modo, bene. Quindi qua serve una chiave. Qua non si apre. Forse adesso possiamo attaccare gli stronzi. Oh, porco due! Quanti potevo salire? Ti prego, potessimo le morte. Oh, madonna. Cioè, mi sono fatto tutti e due i cosi peggiori possibili della vendita dei... del motorcycle club. Mamma mia, si possono si possono distruggere quei cosi. Matti, il cuore. Vieni. Ma se n'è andato. Ma era sempre in parte. Ma è appena Marco mio Dio. Ma perché era mutato? E io che cazzo ne so. Ma che è mutato? L'ha detto, me ne vado, ciao. Sì, ma era mutato finora, cazzo. No, è stato zitto finora. Vabbè. Ma c'è un coso da ascoltare. C'è un'autocassetta. Oh, porco due. Ma non possiamo più entrare in quella dimensione? Discendano da una civiltà di gran lunga più antica di quelle che conosciamo finora. Decifrarle si è rivelato difficile all'inizio, ma credo di aver trovato uno schema e sto lavorando sul lessico. Gli altri non lo vedono ancora. C'è chi crede che mi inventi le cose, ma vedo schemi logici nelle rune. Spero di scoprire di più. Cristo, quanta vita! Se sei andato giù quando hai spaccato con qualcosa? No! Mazza te, questi mostri sono indistruttibili, Matteo! No, hanno un sacco di vita. Mi cazzo fanno a morire? Ma si recupera lo scudo. Che cazzo mi fanno a ammazzare? Bisogna disattivarlo, mi sembra. Aspetta, che si può disoccupare adesso, abbiamo aperto la zona.
per andare di sotto. Cazzo, ma ha recuperato vita sto bastardo, vaffanculo, me ne vado. Cazzo, ma non mi ha shottato questi due qua. Cristo, sono quelli grossi. Dio buono. Signore Dio. Mi hanno ucciso. Non dobbiamo andare in giro da soli. Dovrei esserci anch'io. Nel DLC non ce l'hai te. Ah vabbè, che cazzo ne so che siete giocando ai DLC, porca troia. Ma secondo te perché giochiamo? Matti col cazzo che se lo sarebbe riscaricato. No, che l'abbiamo già giocata due volte. No, non l'abbiamo finita la mia. Qua che c'è? Qua c'è un computer. Sì, ma non si può usare finché non troviamo scusibile. Però qua si può già andare giù di sotto senza che i nemici rompano il cazzo. Ah, però bisogna riattivarlo perché sotto c'è un'altra di quelle cose da distruggere per andare avanti. Finché siamo in questo mondo qua non possiamo distruggerla. E dovremmo farci strada fin qua sotto. Penso di sì. C'è qualcos'altro qua in giro? Hai controllato già tutto? No, ho controllato tutto. E controlliamo adesso finché possiamo, che siamo nella vita reale. Qua è chiuso, c'è pieno di roba qua dentro. Qua c'è un libro che me ne batto il cazzo. Qua non c'è niente. Qua c'è da mettere un tesserino. Chi? Chi ci ha visto? Qua c'è da mettere sì un affaretto. La cosa c'è? Ah, la tessera è là dentro mi sa, Matti. Computer, però qua sarà chiuso. Infatti. Le munizioni. Qua un'altra porta chiusa. C'è anche un libro. Un libro, un tomo. Qua non mi fanno andare. Niente, bisogna riattivare qualcosa là che c'era un altro mostro da distruggere qua da queste parti. Sì, esploriamo un po' tutto però perché... Perché sennò poi dopo è un casino da girare. Ah, qua c'è il coso, Matti. C'è il travolgi dimensione. Ah. Vabbè, se vuoi attivarlo, io penso di aver visitato tutto. Aspetta, no. Niente, tardi. Tanto un cazzo, ci sono sti cosi, che sono indistruttibili, io non so come cazzo si fanno a uccidere. No, mi sa che questa giusta dimensione è perché ucciderli è molto difficile, quindi bisogna andare a... Dove era cosa da distruggere? Qua. Ah, siamo già tornati normali? E quando lo distruggi sì. Qua c'è qualcosa. Ah, ok, qua ci ha fatto portare la zona polvere. C'è una cassa. Siamo dall'altra parte di quell'affare lì. Sì. C'è un cesso. Qua non c'è niente. Ah, basta? Non ho capito, che cazzo servite? Ah, qua si può scavalcare. Se no cosa serviva andare di qua? Qua c'è un libretto del cazzo. Non leggerò. Ah, ok, riprenderò chiave di manutenzione, ok, ho preso la chiave, qua c'è un coso da ascoltare. Ulrich Ansgard, 7 giugno 1962. Mi fate entrare là dentro, scusami, al muro. Sì. Potrebbe non essere affatto una fonte di potere, l'autore delle rune, colui che si fa chiamare Artiglio.
chiama Pietro Artiglio e suggerisce di utilizzarla come dispositivo di osservazione o addirittura trasporto. Inizialmente credevo che le c'erano due porte quindi da aprire. Una civiltà preistorica. Ce n'era una sopra e una in sto piano. Questa si apre dall'altro lato. Ok. Ah, no? Eh no, questa qua è la stanza di ricerca. C'è scritto research. Quella è l'area di manutenzione. Provo ad andare sopra. Che c'è scritto qua? Medical laboratory... no. Main medical storage, no. Sì, allora aprirà la porta che c'è su. Sarà magari per il fusibile. Per poi attivare tutta la roba. Possibile. A parte che poi c'era anche un altro piano giù di sotto da andare, anche da questo lato, eh. Vediamo un po'. Ah, maintenance access restricted. Vediamo un po'. Fatto. Aspetta un po', posso aprire questa porta qua magari? Ah no, soltanto da quell'altro lato si può aprire. Dovremmo rifare la stessa cosa lì. Sì, perché vedi. Bisogna distruggere questo. Dottor Ulrich Hansen. Aspetta un po', qua va il computer. 1962. I primi World hanno riscontrato alcune difficoltà. Il sognatore di World 2 è stato al centro di un omicidio suicidio di massa. Oh, guarda, sono entrato. Avvia reattore. Sono entrato dentro io, non posso più uscire. Sembrano essere scaturiti da errori di calcolo con i sognatori. Le loro menti non riuscirono a sopportare la verità di ciò che hanno vissuto. O così credo. Girano voci sulla chiusura dei World, ma gli scritti di Artiglio hanno avvertito sulla possibilità che si verifica. Non c'è alternativa. Se vogliamo salvare il nostro mondo, legare le nostre menti ad Artiglio. Elimina le ostruzioni delle barre del reattore per procedere. Ok, dobbiamo eliminare delle cose. Ah, qua c'è da attivare il coso e poi c'è da distruggere. C'è da distruggere questo? No, mi sa che lì c'è cosa da attivare, c'è da distruggere anche un coso lì vicino. Però mi fa strano che ci sia non così vicini. Mi sa che c'è altra roba da distruggere. Infatti ci sono più cose da distruggere. C'è questo da distruggere. Sì, ce n'è anche uno sotto. Mamma mia, che palla era la resistenza. Quando non sei in combattimento potrebbero... Allora... Vabbè, minchia, allora tutto il resto... Ce n'è uno, Matti. Ah no, ce n'è uno qua anche. Ah, ce n'è anche uno lì. Vai, clicca, vai. Ancora? Fatto. Dobbiamo andare di sotto. Mi sa che c'è anche un piano sopra. Quindi mi sa che ce n'è anche uno sopra. Qui ce n'è pure uno sopra. Ci sei? Attivo il coso? Sì, attivo, attivo. Vengo su a darti una mano. Cazzo, c'ho il tizio qui. Distrutto. Buono. Ah, mi ero distrutto nel momento in cui stavo per crepare. Dove sei?
Vieni qua che ti curo. Ok. Allora facciamo una cosa, io intanto vado giù di sotto, vado dall'altro. E te attivi il coso e io inizio a sparargli. E se mai te vieni poi giù a darmi una mano. Dopo che hai attivato. Ti dico io quando sono davanti lì, anche te, mi sa che sei già qua. Ok, vai. Meno male mi sono piazzato anche la cura sotto, che non si sa mai. Ok, abbiamo fatto. Sì. Allora, vado dentro e avvio il reattore. Aspetta un attimo. Cosa hai fatto, Matti? Qua possiamo uscire? Ok, allora. Avvio il reattore. Ecco qua. Ah! Basta. Qua ho finito io. Il mio lavoro è qui. Cazzo, ho provato a buttarmi giù di sotto. Cioè, dentro il coso sono morto. Quindi serviva solo per far alzare un pochettino quella sborretta lì e basta. Ma in realtà qua c'è un altro affare, Matti, eh. Io non vorrei dirtelo. C'era un'altra cosa da distruggere, quindi si andava avanti. Vieni con me. Anche se forse si può attivare da lì. Perché qua c'è un nemico. E qua c'è l'altro affare. Vedere a distruggere. Quindi con molta probabilità si dovrà tornare là e distruggere questo. Oh madonna che culo! Madonna che culo! Non lo so, vai te, vado io ad aprire il coso. Ah, potevi andare anche a sinistra, vabbè, uguale. Penso che la distanza più o meno. Sì, è la stessa. Era per evitare più mostri. Oh cazzo. Però minchia. Veramente in sto gioco qua si trovano pochissime armi, cazzo. Ah, si può aprire. Ah, forse qua era si un... sale. Ah, ecco, qua sale. C'è il domo. Buono. Però... qua si sale e. C'è. Si vede una stanza. E basta, non c'è un cazzo qua. Perfetto. Inutile. Qua sotto c'è qualcosa? No. Inutile il doppio. Aspetta che dovrò mettere anche un po' di livelli adesso. Qua hai già controllato, te l'hai detto, quindi andiamo avanti. Qua... ah, siamo tornati indietro.
Quindi vuol dire che adesso dove dobbiamo andare? Non abbiamo preso niente noi. Aspetta, però abbiamo attivato le cose. Qua ci sono i computer accesi. Allora, premo un tasto per continuare. Terminale, accesso del comando, vietato l'accesso non autorizzato. Sblocca il deposito dei medicinali. Accedi, diagnosi di sistema. Vediamo un po' diagnosi. Test, riuscito. Ok, tutti i test sono riusciti. Ah, devi fare sbloccare. Proviamo ad accedere. Sedazione spettatore. Cosa? 4 luglio. Ma che state attivando la centrale nucleare? No. Avvio dello sblocco. Sblocco completato. Che spiega in chissà che in questa parte del DLC. Guarda un po' se è aperto. Sì, si è aperto. A posto. Tessera del World Prime. Però non c'era solo questa forse di zona, ce n'era un'altra da mettere il tesserino, se non sbaglio. Beh, adesso andiamo a vedere. Oh santo Dio. Allora esploriamo adesso, cerchiamo le zone. No, qua no. Qua è da distruggere qui. Oddio, quanti ce ne sono. Bisogna anche vedere perché questi qua fanno le ronde. Bisogna controllarli e vedere quando passare. Qua dentro c'è qualcosa? Niente di speciale. Qua dentro? C'è una cassa di munizioni, ok. Di qua ci sarà il coso che attiva. Sì, qua attiva la dimensione, non attivarla ancora. Ah, qua si attiva il tesserino. Ah, qua siamo dalla cosa. Ah, perfetto, perfetto, Matti, abbiamo aperto la shortcut. Così se moriamo possiamo... Ah, ti puoi attaccare, arrivo. Sì, così non ci diamo il checkpoint qua. Ma è lo stesso, Matti? Ma guarda, è il primo checkpoint questo. Andati. Ah, sì. È dove siamo arrivati. C'è la shortcut qua sotto per la zona nuova. Allora, di qua non c'è più niente, mi sa. No, non c'è più niente. Allora, aspetta un attimo. Che voglio vedere dove sono quei due stronzi. Che quelli lì romperanno veramente il cazzo. Oh, sono proprio qua sotto i due stronzi. E io ne vedo uno però. Dove è finito l'altro? Ah, eccoli lì. Allora, i due cosi stanno salendo, eh. Ok, attiva. Ah, che palle, bisogna attivarlo ogni volta. Bisogna attivarlo 3 volte. Aspetta che... Ma vuoi, aspetta, vuoi attivare una volta e esplorare la parte? Vabbè, facciamo così, eh. Ah, non c'è niente di particolare. Ma davvero, è tutto chiuso? Cioè, c'è una cassa, 2 casse. Ma perché probabilmente solo in una zona ci sarà un qualcosa che serve per andare avanti, tipo un, sì, un nucleo fusibile.
Che sinceramente io non so se aspettarti, li distruggiamo insieme. Io ti aspetto. No, intanto ce ne avevo due che mi stavano seguendo me, quindi se riesci a distruggerli. Ma c'ho il tizio qui io adesso. Tanto uno dei due distrugge per forza prima uno. Ok, allora vai dai. Vado. Allora attiva anche l'altro. Ok. Minchia, sto pezzo qua sarebbe una menata da solo. Allora qua c'è un sì, perché devi andare là, attivare, andartene. Qua c'è un altro. C'è una registrazione. Ah, ecco, qua c'è il fuggibile. C'è qualcosa lì? No. Ma il fusibile era su di sopra. Dove cazzo stava? Io ci sono, Sì, vabbè. Ce lo puoi mettere te o ce lo devo mettere per forza io? No, io ce l'ho messo. Io ho attivato. Sì. Stai facendo qualcosa a te sopra? Sto guardando il computer. Ah, qua ce n'è un altro di computer. Ah, niente, mi fa... Solo due lettere del cazzo e cose della genere del cazzo. Ah, sblocca le porte di sicurezza. Analisi di sistema, vediamo un po'. Riuscito, è riuscito. Ok, a posto. Allora sblocchiamo le porte di sicurezza. No, bisogna distruggere qualcosa. Sì. Prossimi mesi.
Saggezza. Raccoglitore di rottami mandato, di trofeo. Oh, fatto. E uno venduto. Cerca trai. Niente, ho venduto un carico di erba. Minchia, l'erba quando sei da solo proprio non ti conviene. Perché vale poco e ti tira un sacco di veicoli con cui devi trasportare. Ma invece la metafetamina quella lì. Allora. Da dove sei venuta? Un cazzo si permette di dare una femmina che sono un personaggio maschio? Che cazzo? Hai poteri? Matti? Oh, hanno messo... Matt, ce l'hai presente il trailer di zombie di Black Ops Cold War? Eh. Ah? La canzone, Tainted Love. Sì. L'hanno messo su GTA. Però è una versione... Un po' figata, sto posto. La... È una donna che canta, mi sa. Vabbè, hanno messo veramente brani nuovi. Bello che li aggiornano le radio. Sono solo io che non ascolto la radio diversa. Che cazzo? Scoppia tutto qua, porca puttana. Quello? Oh. Enorme sto posto. Oh la madonna! Che cazzo è? Oddio, questo è nuovo! Stai attento che se ti schiaccia sto coso... Veramente? Crepi. Sono i volanti. Sponto. 10% più. Doppi. Wow. Mamma mia. Ma vaffanculo. Cos'è senza pura? Aumenta la resistenza a tutti gli elementi, a tutti i danni elementali. E di 15 e riduce l'accumulo degli stati del 50%, dura 3 minuti. Buona come cosa questa, eh? Mica male. Mica male.
Ma qua? No, è chiuso dall'altro lato. Guarda come si mette a quattro zampe il bastardo. Addio. La Madonna! Si mette in mano. Belli sti posti però, sembrano... Merda. Tipo case viking, una roba del genere. Cazzo! Che è successo? Mi sono beccato un tipo con scudo e maschera contro... contro nemici da me. Arrivo. Ma dove cazzo sei andato? Guarda te che dove cazzo? Madonna, che cazzo sei? Okay. Oh porca troia, Eva. Ma dov'è che ho schivato? No, elicottero. Ma cosa dici? Ma io schivo, Cristo Dio, però non è possibile. Dove cazzo è arrivato qua? Oh! Madonna! Mi fa male il pompa, eh! Vabbè, ma porco di tre camion in un incrocio! Che figata sul tizio però che mi ha lanciato lo scudo. È finita. Non c'è niente di particolare qua. Lì si salirà, quindi vado di qui. Stavo pensando che ora esce Monster Hunter Rise. Che palle che lo fanno solo per Switch. Poi lo metteranno per PC. Però console non mi piace. C'è una roba viola. E quella... qualche arma no, eh. Non abbiamo incontrato neanche i boss per il momento. Aumenta il danno da sanguinamento inflitto del 50%. Il danno dalla distanza e in mischia subito dai nemici con sanguinamento di un ulteriore 15%. No, non mi attira molto. Thank you.
Orca troia. Ah, madonna, che range. Orco mondo. Merda, ho sbagliato. Ci sono i cuccioli. Ma cosa lo spugnano? Santo Dio. Sbagliato. Giovanni, cosa fate voi? Lavoro. Cosa faccio, in che senso, scusami? No, io domani non vado a lavoro. Io sì. Siamo arrivati qua, Matti. Sono le 8. Cosa vuoi fare? Andiamo dalla prossima... cosa, stacchiamo? Tanto penso... spero ci sia un boss adesso. No, abbiamo incontrato un cazzo di boss, mica, che palla, cioè. Sì, in tutto il processo. Mamma mia, abbiamo giocato un'ora e mezza, non c'è un cristiano di boss. Un po' una merda, in effetti, sì. Forse adesso. Vediamo. Qua c'è un mini checkpoint, quindi forse ci sarà un boss adesso. Guardiamo un attimo, semmai. No, no, è proprio zona questa. Orca troia! Il sussito pirato, mamma mia. Ancora avanti, si vede. Propaga. Sì, ma se c'è un checkpoint così significa che è tipo un mini dungeon. È un dungeon. Beh, non sempre. Dovremmo farci il dungeon e dopo c'è il boss. Mamma mia, queste cose sono come quei bastardi che vanno sotto terra. Minchia, hanno fatto scaricare. Cosa c'è? Poi non c'è nessun modo di curarsi a parte i cuori, o c'era? Io non mi ricordo. I cosi, le sanguinelle lì. Ah, sì. Zanna di serpe. Vediamo un po' che cazzo. Zanna di serpe. Aumenta il danno in mischia caricato del 20%. Servirebbe sia a me, ma me ne batto il cazzo. Del 20% è un boss. Sì, ma qua fa tutto, ogni singola cosa fa tanto. Perché dovresti costruirti una build. Dovresti costruirti una build mettendoti determinati cosi. No, devi costruirtela te la build. È inutile un anello così. Fai il zitto, te lo
Guarda come cadono sui posti di merda. Ho bisogno di ricaricare. Guarda che devo per forza mirare per sparare. Attento, il gladiatore. Io non so schivarli, porca puttana si può. Niente. Uccide il topo? No. Oh, ma mi hai rotto il cazzo, topino di merda! Uff. Madonna. Sì, che poi minchia, almeno un'arma con tutte le zone che abbiamo visitato adesso. Una, almeno una sola arma potevano darcela. Ma tanto per vedere che cazzo c'era, cioè. Cioè, comunque la, una pecca di questo gioco qua è il fatto che non ha armi. Cioè, ce ne sono una trentina, se va bene, niente. Più grande difetto di sto gioco. Andare sia a sinistra che a destra. Boh, scegliamo. Vabbè. Io metto la cura, Matti. Porca miseria. Un cazzo. Vabbè, meglio. Nel senso, meglio, meglio no, però almeno è chiuso. Anche un oggetto, è proprio zero. Magari abbiamo avuto sfortuna nel, nella cosa random. Mm. Magari qua ci potrebbe essere qualcosa di particolare. Che cazzi, oddio! I minion. Anche il fatto che non abbiamo trovato armi magari è tutto una conseguenza del... Le armi eccetera cambiano i dungeon. Cioè cambiano. Sì, ma anche il dungeon, fatto magari di non trovar, di non trovarne manco una in tre zone. No, comunque bene o male dovrebbe darti qualcosa. O un'abilità o un'arma di solito danno. Non ha dato neanche abilità per le armi, neanche le mod. Allora, ora siamo al boss, teoricamente. Vediamo sto fatidico boss. Ce l'ha ancora il cane, mica? No, no, l'ho riportato. Come a casa? Casa da tua sorella o casa dai tuoi? Ah, da mia sorella. Kawabanga, tia, vediamo un po' che cazzo è. Lo sfiato abissale. Mi sa che sono dei topi. Ah sì, beh, ormai è. O è un topo gigantesco. Sì, ma. Sì, ma mi sa un'orda perché non è. Oh! Ma dal trailer ho visto un paio di topi. C'è questo, ho visto che c'è un topo mago, un topo basso. Attento, attento! Trailer comandato, fanno una tipo World War. Sì, l'ho già visto per così. Dire alien, alien. Oh, ma proprio ballo bello. Sì, ma l'avevano già annunciato tempo fa, l'avevano annunciato. Aia, ma ucciso, minchia. Quello lì deve essere carino. Ok, quel coltellino lì è...
Ma perché? Guarda che stanno uscendo. Ho messo la cura dietro, vabbè. Ogni quanto, ogni che scoppio ritardato, ma che scoppio ritardato c'è hanno questi coltelli? Guarda, guarda, questi eventi sono a me con questi coltelli di me. Sono caduto! Vero. E magari anche qua c'è il modo di battere per altre cose. Sì, sicuro. Ha droppato ogni delle particolari, se devo sentire. No, dovremmo magari andare. Magari ci farà. Sì, sì, ma. A parte che poi magari ci farà creare, che ne so. Ho una mod arma o un'arma? Una mod. Io spero un'arma, Dio buono. Cioè, perché di mod sono pieno fino al culo. Cioè. Eccomi, eccomi. Adesso che usciamo di qua, magari andiamo al world, vediamo un po' di andare da chi ci fa le armi e le mod e vedere un pochettino. A parte che possiamo anche vederlo da questo, guardo io adesso se ci fa qualcosa di particolare. Anzi, che cosa ci fa sto pezzo di merda. Sì, che poi chissà come cazzo fai ad ammazzarlo in maniera diversa sto tizio. Minchia, su fanpage è arrivata una. Allora, cioè, frammento una... argento, una preziosa risorsa ottenuta dal pugnale di Talita che può essere utilizzata per forgiare una potente mod arm. Madonna, mi parte tutto, mi parte. Che il veleno. Quello lì è già partito da mo, guarda. No, ma minchia, riempono di mod armi che non me ne frega un cazzo. C'è un venditore qua sotto. Ma più che altro, cioè, orco, no, Matti, no! Ti modificano l'arma, Matti, però... Matti, che orrore che ho appena visto. Dio, buono, oh, Dio, ma si può far vedere sta roba? Mamma mia, è un top un cazzo. Ci chiedevamo quando saresti arrivato. Bene. Sarò solo un enim, ma sono Crawl, con il dono della vista. Aia. Sono anche una madre, a cui è stato fatto dono di numerose bocche affamate. Ti ho visto in luoghi strani, umano, che combattevi creature degli incubi. Ha detto umano, c'era scritto vagabondo. Forse un portafortuna. Una maledizione per i tuoi nemici. Desideri sdegnare la morte. Possiamo aiutare in tutto ciò che serve. A caro prezzo, ovviamente. Fammi vedere. Che cos'hai in vendita? Dai un'occhiata. Allora, c'ha quell'essenza pura lì. Che ti protegge dai danni elementali. La polvere della frenesia, che ti aumenta la cadenza di tiro. Radice spezzata. Rimuove l'effetto congelamento e aumenta la resistenza al gelo del 30%, dura 10 minuti. Ninnoli, anello del rovistatore. Raccogliere scarti, ferro e munizioni rigenera il 3% della salute massima
e aumenta il danno a distanza e in mischia del 10% per 30 secondi. È buono questo anello qui, eh. È veramente buono. Veramente buono, perché di scarti ce ne sono veramente tanti. Io lo prendo. Oh, che stanchezza. Perdona il mio stato, Vianda. Ah, dai, no, ho sbagliato, non volevo. Vorrei potermi alzare per scrivere. Ah, dai un'occhiata. Passo anello. E te l'ho appena detto, Matti. Mi stavo sentendo. Si è visto. Hai già parlato con lei? Sì. Ti dialoghi? Sì. Noi Crawl abbiamo il dono di una vista che trascende quella di noi. Vediamo ciò che potrebbe essere e ciò che a volte deve essere. Solo uno su cento nasce con tutto qua? No, proviamo. Sono così preziosi per gli orecchi. Comunque voglio andare a vedere la World, che cazzo. Se no, è una potenziale arma. Hai detto che vi chiamate Emin. Cosa sei? Siamo Emin. Emin è tutto ciò che non è Uricchi. Sì, eppure i Crawl discendono solo dagli Emin, mai dagli orecchi. Per questo siamo importanti. Immagini in movimento. Vedo schemi e profili a cui non è ancora stato. Dovrai passare a casa mia. Cazzo, non andate con su WhatsApp. Devi trovare la tua casa per salvare. Posso dirti questo? Non temere la morte. Il tuo cammino ti ha già liberato. La tua unica via è il fallimento. E non fare nulla. Oh. Ok, ho finito di parlare con sta deficiente. Beh, il boss l'abbiamo fatto. Stacchiamo qua? Sì. Andiamo al world, semmai. A vedere la mod. Tanto per vederla cosa fa, e poi basta. Che cazzo succede? Ehi, ce l'hai fatta! Felice di rivederti. Bentornato, viaggiatore. Oh, comandante? Ti prego, Bo, non faccio che dirtelo. Adesso è scusa, il comandante. Fondatore, signore. Chiamami Andrew. Sì, signor. Vado a controllare i cancelli. Persona stramba. Bo mi ha detto che hai trovato il World Prime. Sono felice che le mie informazioni siano state comunque utili. Era da tempo che non pensavo a quel posto. Sai, non ti ho mai detto grazie per quello che hai fatto per me su Yesha. Oh, non per avermi fatto uscire da quella cella, anche se te ne sono grato. Per avermi aiutato a ritrovare me stesso. Ah, non aveva detto che rimaneva nella cella questo coglione. Avevo dimenticato come per... Ma vederti mi ha ridato speranza. Mi ha ricordato che possiamo ancora essere forti contro i Root. Grazie. Comunque, come posso aiutarti? Ci vuole manca di parlarci con sto coglione. Hai buon viaggio. No! Bullizzato così? Sì. Ma ci puoi parlare te se vuoi. Bullizzato e violentato così? È un caso. È diverso. Quel vecchio bastardo. Sono stato via quasi 30 anni. Non è facile conoscere le persone.
Dai, troia. Che io sia un Ellen ha fatto un buon lavoro qui. Che cazzo è che manca? Non perdere la testa, riandandone. Vabbè, senti, vaffanculo, mi salta i dialoghi, sto gioco di merda. Non l'hanno ancora fissato dopo tutto sto tempo, i due DLC, Dio buono. Lancia un ventaglio di 7 coltelli e ognuno ah, fa come quello là. Applica effetto sanguinamento. Potenzia le mie armi, che così la mia faccio fuori più velocemente la gente. Madonna, oh, ma c'è. Non sono in vena di chiacchiere. Oh dai, brutto coglione di merda! Porco dio. Madonna, ti giuro che la prossima volta appena entri ti ammazzo ogni giorno. Ah, un cannone da alveare. Ti ammazzo ogni due secondi, porco dio, guarda. È una roba allucinante. Cannone dell'alveare. Sì, cioè, c'erano delle armi che mi dimentico. Cioè, mi sono dimenticato proprio dell'esistenza di queste armi. Ma su Destiny? Scusa, ma stiamo giocando a Destiny? No, è che hai detto cannone dell'alveare, ho subito pensato all'alveare. Scusa, di ma Destiny, e il potenziamento massimo qual è che ce l'ho più 15, più 16 io? A più 20 il potenziamento. Simulacro adesso. Ah, a livello 20 si potenzia. Ah, mi mancava la terza del set radioso, ecco perché non l'ho potenziato, che palle, la testa di merda, non ci voglio neanche di giocare per cercarla. Non sono in vena di chiacchiere. Serve qualcosa? Ah, vediamo che cosa. Ok.
Ah, non posso comprare queste cose perché sono del DLC. Sì, cioè, mi sa che sono dell'altro DLC, Matti. Sì, perché dell'altro DLC è bellino. Tutte queste armature fighe. Cioè, in questo DLC. Questo DLC è bella la storia, ma armature non è da manco a morire. In altri DLC non c'è un cazzo di storia, solo una roba da survival. Che devi campare il più possibile continuando ad andare avanti e ci sono tutte le armature. Sì, che non ha senso quella roba lì. Infatti, ma bene, ma fatelo anche per chi ha il DLC questo qua della storia, bene, ma. No. Va bene, diamo un'occhiata. Ma sono strani, beh, non lo sanno. Ah, prendendo l'abilità ti danno anche la caratteristica. Wow. Vado a mangiare, ci sentiamo dopo. Soffocati che è meglio. Vabbè, allora chiudo anch'io qua.